Dopo il rinvio contro l'Aprilia e la disfatta di Selvapiana contro il Campobasso, il Matese ospita il Castelfidardo per ritrovare il successo che manca dalla prima giornata, quando la truppa di Mister Urbano sbancò il Civitelle con un sonoro 0-4 ai danni dell'Olimpia Agnonese. Per il regolare svolgimento delle ostilità ha designato il signor Picardi della sezione di Viareggio. I primi 20 minuti entrambe le formazioni lo dedicano alla fase di studio. La prima vera occasione capita sulla testa di Costantino, che impatta sugli sviluppi di un calcio d'angolo dopo l'uscita di David. Pallone alto al 22esimo, cambia il parziale, Marchigiani in avanti sulla sinistra con Mataloni, Bruno respinge corto e Braconi marca il vantaggio del Castelfidardo. Il Matese tuttavia ha subito la chance per pareggiare i conti, Negro perde un tempo di gioco per la conclusione, viene chiuso dal portiere avversario, pochi istanti e di nuovo gli ospiti in proiezione offensiva. Giampaolo si lascia ingolosire dalla conclusione, destro a giro, Bruno si distende ma non riesce ad evitare il bis Fidardense che stordisce di fatto i campani. Biancoverdi non ancora sazi si vedono annullare una marcatura messa a segno da Giampaolo sull'assistenza di Niambè, che poco prima dell'intervallo prova a far segnare anche Capponi. Bruno riesce ad opporsi, si va all'intervallo sul doppio vantaggio del Castelfidardo. Il contributo tecnico di Antonio Di Perna per raccontare la ripresa, che si apre con un calcio d'angolo in favore dei locali, stacco di Negro dopo una deviazione, il pallone sbatte sulla traversa, minuto numero 21, Riccio nelle fila dei campani già ammonito, ferma Giampaolo in maniera irregolare, Picardi opta per l'espulsione ed il Matese resta in inferiorità numerica al minuto 24, punizione per il Castelfidardo, Alessandro Di Dio disegna per Puca, il cui colpo di testa non è preciso, 28esimo, indecisione della retroguardia biancoverde, il neo entrato Tommasone caparbio a crederci e sul suo recupero nasce l'1-2 con un rasoterra vincente, neanche il tempo di esultare però, perché poco meno di un giro di lancette Fermani si trova sui piedi, un pallone che indirizza all'angolo per l'1-3 del Castelfidardo. Da lì in poi la truppa di Lauro preferisce amministrare con un buon possesso, 5 minuti di recupero sulla conclusione al lato di Capponi, il triplice fischio, seconda vittoria consecutiva per il Castelfidardo, quarto KO invece in campionato per il Matese, che domenica prossima giocherà nuovamente in casa e riceverà la visita del Castelnuovo Vomano.